Uno. Cavalieri, sacerdotesse, saint del 1700 che viaggiate con noi ancora una volta sulla macchina del tempo di Zapotecnico, di cui ho già citato qualche video fa, bentornati in nostra compagnia. Stiamo viaggiando con voi nello spazio e nel tempo, anzi non con Zapotecnico, oggi siamo la macchina del Dottor Destino, dai, Dr. Doom. Cambiamo autore e torniamo nel mondo di Los Callas. Ma come sempre, prima Anche vi se, saluto. scusa, anche se Cosa? la parola Doom ultimamente non è che mi stia piacendo tanto, te ne parlo dopo. Ok, intanto un saluto da Shiryu e da Scorpione. Buonasera, bentornati. Mi scrivo qualcosa che de devo dire a Cirio dopo. Volevo vedere quanti commenti ci saranno, chissà cosa devo dire. Però diciamo, ti dico solo una cosa, Cirio. The Doom that came to Gotham. Ah, il film di Batman. Ma anche c'è stata tratto da una graphic novel. Mamma mia, orrenda, orrenda. Sì, hai letto? Ho visto il film. È uscito il film? Ah, lo Posa devo di vedere. Rico, te ne parlo dopo. Non ti perdi nulla. Bentornati sul canale. Scusate queste digressioni, però almeno vedete un po' di quello che succede dietro le quinte, soprattutto poi quando non c'è Eric che ci guarda con questo sguardo, diciamo, infuriato. Beh, Comunque, siamo. lei è la prima a partire dalle digressioni, per cui anzi anche Sì, con ma me. non su Doom, cioè lei parte con altre digressioni. Più che altro, questa è la prova per vedere se lei ci segue i nostri video e commenta sotto, col cavolo. Comunque, dopo questa lunghissima digressione, bentornati a Senseiya for Dummies. Siamo al Saint Rewatch, Lost Canvas, stagione 1, episodio 04. Mi sembra che forse devo iniziare io Tocca a questa te, volta, sì. sì, perché sono pari. Quindi, intitolato Il braccialetto delle preghiere, ma io invece ho. È sottotitolato e Shiro non lo sapeva, il mio sottotitolo invece ha scelto l'immagine perfetta, altro che Avis e le banche del sangue. Allora, È un questa caso, puntata, ragazzi, non lo sapevo cioè, davvero. avevo dimenticato qualcosa lì, dico, ma che poraccia, la usano come banca del sangue. Comunque, a parte questo, allora, la puntata nel complesso a me è piaciuta, credo che tra le quattro viste finora è quella più interessante, perché dopo tre puntate più o meno di introduzione, di costruzione della minaccia, della rivelazione appunto della fazione buoni e la fazione tra virgolette cattivi, abbiamo anche la formazione di quello che poi sarà il trio principale di questa serie, che inizia subito con una missione mica da poco. Infatti, ricordando anche un po' le battute iniziali della serie classica, questa puntata ha già parecchi rimandi, a parecchie citazioni o omaggi a quello che avevamo già visto, ma nel contempo comunque vada a mettere i nostri eroi in una situazione già un pochettino più drammatica. Abbiamo l'inizio comunque con la nostra Sasha Atena, che comunque dorme nello stesso giaciglio, quindi a distanza di 300-400 anni il materasso di Atena deve essere duro come il marmo. Quindi probabilmente perché per mantenere quella schiena dritta da Soffre di divinità serve. cervicale, non ha neanche cuscino. No. Lei ha queste visioni di appunto Alon Ade che uccide Tenma, e appunto viene riportato che sia Tenma che Yato sembrano essere deceduti. Poi avevamo già visto che Yato non era morto, però con Tenma c'era già stata questa possibilità. Quindi perché dico rimando un po' alla serie classica? Perché questa puntata abbiamo il Cavaliere di Pegasus in bilico tra la vita e la morte, come comunque vada poi, abbiamo visto Shiryu era più in bilico tra la vita e la morte, e l'altro compagno che deve in qualche maniera andarlo a salvare, e questo porta alla rinascita dell'armatura con il sangue ed una missione suicida. Ora diciamo che i ruoli si sono invertiti, perché proprio poi sarà, nonostante poi inizia Shiryu in fin di vita e Seiya lo salva, dopo poi sarà Shiryu a fare questa missione per risvegliare l'armatura dell'amico.
Quindi diciamo ogni tanto i due personaggi si invertono, cioè tra protagonista e coprotagonista, però diciamo è una trama in qualche maniera che proprio rende omaggio a quello. E appunto anche proprio come omaggio abbiamo anche la rivisitazione del Jamir con l'anziano, la cui identità non viene ancora svelata in questo episodio, anche se poi possiamo fare delle, anche senza conoscere come continua la storia, è chiaro che si possono fare delle congetture a riguardo, e anche in questo caso è un anziano che ha un aiutante molto più piccolo. Però interessante, interessante fino a qui. Mi fermo per un attimo e ti passo la parola. Allora, è un episodio che è piaciuto molto anche a me. Come avevo avuto modo di dire in una review precedente, io preferisco gli episodi incentrati su questi protagonisti bronzini o qualche Yuzuriya, e preferisco quando si cerca di mantenere una trama che non è troppo episodica, non è troppo villain della settimana e stop, ma che tutto sommato procede in una direzione. E in questa fase questo ancora avviene. Perché possiamo tracciare una linea dall'episodio precedente a questo, ma volendo anche dal primo episodio a questo, che tutto sommato scorre perché ci mostra questa storia incentrata su Tenma, su come ha risvegliato il cosmo, è diventato cavaliere, ha scoperto chi è Ade e adesso deve essere riportato in vita. Si comincia anche ad entrare un po' più nel vivo dell'azione con uno scontro con Fedor, poi di su quello torniamo un po' più avanti, però soprattutto ecco, c'è questa introduzione di Yuzuriya con anche il ritorno di luoghi conosciuti, perché la torre del Jamir con il ponte sottile, gli scheletri a destra e a sinistra, ricordiamo dei tempi della serie classica. Le reazioni di Yato sono tutto sommato comprensibili. L'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è stato il ripetere ogni 3x2 dobbiamo salvare Tenma perché sennò Lady Athena, Sasha soffrirà. Non è questione che se a Sasha Tenma stava sulle scatole lo lasciavi lì a morire, sareste compagni cavalieri, quindi ci si dà una mano. Poi certo, Yato fa più del dovuto perché a un certo punto sembra disposto anche a rischiare la vita per salvare Tenma, anzi rischia la vita. Però diciamo che non c'era bisogno di mettergli in bocca ogni 5 secondi che lo faceva per Sasha. Yuzuriya compare, mostra subito una personalità abbastanza interessante, c'è un pochettino di flirt già molto telefonato tra questi due, con Yato che arrossisce, tira fuori con le frasi "un uomo deve proteggere una donna", ma considerando che il 1700 ci sta, ecco, una volta tanto è qualcosa di tutto sommato ben calato nel contesto storico. Si vede, questo ho trovato interessante, che molte idee del canvas, perché questo è un episodio che trasforma abbastanza fedelmente il fumetto, molte idee non erano ancora state concepite. Perché per esempio vediamo Doku e Sion parlare direttamente con Sasha senza l'intermediario sacerdote. Mentre di solito per una cosa del genere avrebbero fatto rapporto al sacerdote che poi avrebbe informato Sasha. Oppure Yuzuriya viene detto che non è cavaliere, cosa che poi invece scopriremo essere falsa. Quindi ci sono dei dettagli, delle indicazioni che ancora l'autrice non aveva inquadrato per bene tutta la struttura del santuario del Grande Tempio. Però si vede anche come sta iniziando a crearsi un suo mondo, perché abbiamo praticamente con Fedor il primo spettro 100%, il secondo in realtà dopo Kagao, 100% originale, che non era mai comparso nella serie classica. Abbiamo con Hakurei, questo saggio del Jamir, comunque l'introduzione di un personaggio che poi sarà importante per tutta la storia. Quindi, insomma, le fondamenta stanno iniziando ad essere poste. Mi è piaciuta molto anche la parte del comparto tecnico, perché c'erano delle belle animazioni nei movimenti di Yuzuriya e di Yato in questo episodio, però poi di questo parlo quando parliamo del combattimento di Fedor, di quella parte lì, nella di là.
senti? Adesso sì. Ok. Ok. Boh. Però a un certo punto ti eri interrotto, poi tornato e non sapevo adesso se eri silente o parlavi. Ok, dove mi ero interrotto? Ma era quando ti ho detto non ti sento, quella Ah no, parte lì, non quindi. l'ho sentito e non ti sento. Ah, ecco. No, stavi parlando di Acurei, stavi parlando del fatto che i due facevano rapporto. A Sasha c'era del fatto di che alcune che comunque vada, erano state poste le fondamenta di quello che sarà poi la storia. Ok, no, ora praticamente ero arrivato, cioè, poi ho detto c'è da parlare anche del comparto tecnico, ma di questo poi parleremo Infatti più si avevi avanti. iniziato a parlare del comparto tecnico, sì. Ok. Continuo? Sì, Beh, quindi. continua che poi farò un po' di editing. Ok. Allora, no, concordo con quanto hai detto nel fatto che ci sono alcune cose innovative qua. Ad esempio, non avevo pensato alla mancanza del grande sacerdote, ma magari era una notizia talmente urgente, il grande sacerdote non era lì, e loro si sono, diciamo, addentrati oltre, mantenendo comunque il rispetto, perché comunque Doco e Sion parlano sempre a 100 metri di distanza con un muro in mezzo. È la particolarità appunto di Yuzuriya che non è cavaliere, perché comunque lei non è cavaliere, ma è praticamente in certi momenti si vede che è anche più forte di Yato e ha comunque va del sangue in grado di riparare le armature. Se c'è una cosa, diciamo, che non ho gradito tantissimo, è proprio come le armature vengano riparate, perché in realtà c'è una riparazione lampo. E, proprio sembra durare un secondo, mentre invece eravamo abituati con Moore che richiedeva un minimo di tempo. Altra cosa che viene introdotta in questa puntata, che in qualche maniera poi richiama anche la serie classica, questi oggetti legati alla divinità che sono intrisi delle preghiere e del cosmo di Atena. Quindi in questo caso abbiamo il braccialetto di fiori, che è un pochettino il motivo per il quale Tenma non è ancora schiattato del tutto, e anche la spada che l'anziano dà a Yato per poter accedere agli inferi, poi non ho capito, a meno che non abbia perso, come faccia invece Yuzuri ad essere in a non a non subire alcuna conseguenza nell'essere in questa sorta di anti-inferno. Ti risulta che magari avesse anche lei qualche oggetto? Non mi pare venga mai detto, Non non so se magari è vorrei. qualcosa che poi viene de detto più in là, oppure magari lei anche per il tipo di allenamento che fa, con chi lo fa, magari riesce in qualche maniera a sopravvivere. Realtà qui c'è una stranezza di fondo, perché di base viene mostrato che noi ci troviamo nell'anticamera dell'aldilà, quindi nella parte che va allo Yomotsu, che non è ancora regno di Ade vero e proprio. In Next Dimension verrà detto che quella zona è sotto una barriera di Atena, che dovrebbe impedire agli Spectre di entrare. Però queste sono delle informazioni che arrivano più avanti, quando in Next Dimension, quando questa parte di Canvas era ampiamente uscita. Quindi diciamo che non è ancora uno sbaglio, è più un retcon successivo del Next. Però in questa zona qui non ci dovrebbe essere bisogno di oggetti particolari per rimanere in vita, perché praticamente, per esempio, è la parte in cui Sirio e Cancer combattono. Ora, Sirio e Cancer non vanno lì tenuti in vita da oggetti particolari, stanno e poi tornano. Gli oggetti ti dovrebbero servire in teoria per andare oltre, nella parte più profonda, che è quella dello Yomotsu, nella quale in teoria ci vuole l'ottavo senso. Quindi per adesso non dovrebbe proprio essere necessario l'utilizzo della spada. Può essere che magari in questa situazione qua Akurei avesse anche un po' sottovalutato Yato, oppure magari vedendo che avrebbe avuto bisogno di un boost più che per sopravvivere in quel posto lì, per avere un'arma contro gli Spectre. Mi Oppure, viene. visto che poi la missione successiva, che era nelle intenzioni del sacerdote, riporta invece negli inferi veri e propri, riporta dopo lo Yomotsu in una delle prigioni, può darsi che la spada sia pensata in quell'ottica lì.
Però nel caso di usuria, questo vorrebbe dire avere già un capo senso, fondamentalmente. Altro che cavaliere, già, sì. È un po' troppo, perché non è che abbia mostrato combattivamente chissà che cosa in questo episodio. Infatti. Allora, parliamo appunto di questa sorta di anti-inferno qua, che è particolare perché per certi versi richiama appunto la quarta casa con queste anime, dall'altra parte vediamo che ci sono delle cose diverse, non c'è il vulcano, ma c'è questa sorta di apertura dentro la quale poi praticamente i Sì, morti più che un vanno a finire vulcano sembra in un baratro. ha una forma diversa rispetto a un Sì, vulcano classico, diciamo, devo sembra dire. quasi una spaccatura nel terreno dentro la quale appunto si gettano i morti. Ma la cosa particolare è che avevamo visto Tenma in quel villaggio italiano ed ora sembra che non soltanto lui, ma anche l'abitazione sia stata trasferita agli inferi e lo vediamo appunto incatenato. Io ho Allora. interpretata come se quello invece fosse tipo una guardiola, una casetta che lo Spectre si è costruito lì, che sarebbe un po' ridicola come cosa. Dico, però visto che ci sono gli strumenti, le catene, gli strumenti di tortura, sembrava un po'. Può essere, può essere. Ora, qua abbiamo lo spettro della mandragola. Un altro, sì, perché noi avevamo Sì. già Queen della Mandragora. Avevamo quindi della mandragola, che qua poi riprende anche un'altra delle caratteristiche della mandragola, che appunto oltre ad avere questo succo che guarisce, urla. E poi credo che tutti abbiamo pensato anche al secondo Harry Potter, quando Esatto, proprio sì. Sì, tirano fuori, sono queste cose che urlano. Infatti pensavo che dov'è la professoressa Sprite o Sprout in base alla traduzione. E infatti c'è. Cos'è? È sempre bello comunque vedere uno scontro, e in ogni puntata finora hanno almeno introdotto qualche Spectre, hanno almeno mostrato qualche scontro. Il problema è che anche in questo caso abbiamo un Tenma che forse magari è un po' troppo overpower, nel senso che comunque va a distruggere uno Spectre in maniera veramente troppo semplice, considerando poi che era in fin di vita, considerando che era all'inferi. era anima praticamente, ma neanche il fatto che era anima, perché alla fine Sirio come anima ti sconfigge un globe. Non mi è piaciuto il fatto che abbia già tirato fuori la Però comanda e sui suoi Sirio ci tempi. arriva dopo Appunto, diversi scontri, eh. non mi è piaciuto che abbia già tirato fuori sui suoi tempi, perché Tenma è diventato cavaliere letteralmente da un giorno scarso, perché era la sua prima missione. Inviato subito dopo aver ottenuto l'investitura. Quindi, ok, ragazzo prodigio, eccetera, però avrei preferito più un fulmine un po' più carico, un po' più forte, e non avere già così in fretta il Suisei Ken, che comunque è una tecnica che Seiya ci fatica un po'. Seiya, il vero Suisei Ken nel manga addirittura ci vuole Gemini, perché l'anime te lo crea contro Eris della Lucertola. Però in realtà nel manga ci vuole Saga per avere il primo Suisei Ken con questo nome. Quindi che Tenma lo tiri fuori così, tra l'altro senza neanche esserselo in qualche modo meritato, tra virgolette, senza averlo concepito lui stesso, improvvisamente lo lancia e vince. Quello non mi è piaciuto molto, ed è un peccato perché il resto del combattimento, tutto sommato, era stato anche avvincente con quei tre che si davano manforte a vicenda. Però poi finisce con questa trovata che non apprezzo moltissimo. Più che altro mi viene sempre il dubbio, ovviamente non voglio criticare assolutamente il personaggio né tantomeno l'opera, perché comunque ci sta che magari ci sono delle variazioni. Non so se magari è dovuto al fatto che si volesse evitare di avere un altro Cavaliere di Pegasus che ha gli stessi step che ha fatto l'altro, o anche perché spesso e volentieri quando crei un'opera sequel o comunque un'opera che arriva dopo, cioè sequel nel senso che arriva in un secondo tempo, non che avviene temporalmente dopo, si tende generalmente a far partire personaggi un pochettino più overpower perché aumenta anche la minaccia. Generalmente quando c'è una prosecuzione della storia, la minaccia di solito è sempre più grossa.
e quindi più forte, più importante, e quindi anche i personaggi partono di solito da uno o due gradini più in alto. Perché qui abbiamo non soltanto un tema che è cavaliere da un giorno, ma che ha fatto 2 anni di allenamento, con un 6 che ne ha fatti 6. E comunque vada, come dici te, dobbiamo aspettare le 12 case per avere questi colpi un pochettino più, diciamo, finalizzati. E nel mentre c'era stato appunto Eris, c'erano stati altri. Quindi qui alcune volte sembra che si pigia troppo sull'acceleratore e poi c'è il rischio, come poi, spoiler, accadrà, che poi magari tutte queste premesse di un cavaliere forte, poi quando si arriverà nel cuore della storia, non verranno concretizzate e ci sarà sempre bisogno di salvataggi esterni. Quindi è un Una via. rischio quando si fanno partire troppo forti perché poi non possono continuare a crescere esponenzialmente, crescono in maniera logaritmica, dove praticamente gli incrementi sono talmente piccoli che Che poi non si neanche li notano. noti. Anche perché Quindi. comunque Fedor non dava l'impressione di un nemico così OP, così overpowered da necessitare un sui sei cani. Era un nemico che è un cavaliere di bronzo. Medio scadentino, un cavaliere d'argento senza neanche l'armatura, senza neanche un corpo segreto per adesso, e un cavaliere di bronzo ad anima in tre se la stavano cavicchiando, perché comunque Yato gli crepa l'armatura. Quindi sarebbe bastata una strategia un po' più coordinata tra i tre finale, un Ryusei che non fulmine di Pegasus bello carico, e sarebbe andata anche bene. Non dava l'impressione di essere un nemico talmente potente, perché poi quando Tenma usa per la prima volta il Suisaken, non ti dà l'impressione di un colpo utilizzato perché il Ryusaken non bastava, perché il fulmine non bastava. Non è stata fatta quella costruzione graduale vista con Eris, per esempio nel manga classico, in cui non bastava il fulmine normale, per cui tu poi ti inventavi qualcos'altro. Qui invece sembra una cosa un po' gratuita, un po' tirata via per dire guardate, anche lui ha i suoi sei cani. Sì, Si vede che no. comunque era tutto indirizzato ai fan della serie classica, perché comunque già guardate, c'è un side joke, un riferimento, ce l'ha anche lui. Sì, è quella la sensazione, infatti poi ritorno a quanto detto all'inizio, questa puntata ha diversi omaggi alla serie classica, non solo Jamir, il sangue, eccetera, ma anche appunto questo colpo qua, che appunto non, come dici te, non è fatto in maniera organica. E non è che era in una condizione tale dove doveva bruciare il cosmo per necessitare un colpo più potente. Forse magari per rendere la minaccia della mandragola o degli Spectre più importanti, perché finora comunque tutti gli Spectre che abbiamo visto vengono. È vero che hanno spesso avuto scontri con cavalieri d'oro, ma venivano annullati con nulla. Venivano proprio Finora annullati. tre Spectre abbiamo visto combattere da soli, che sono stati Raini, Fregias e adesso Fedor, e tre hanno fatto delle figuracce Sì, pessime. Ah, solo Giganto pure, Kagao, sì, ha pareggiato lì, poi la cosa è sì, finita in finita, sospeso. diciamo, finita in quella maniera là. Però no, nel complesso, come dicevo, è comunque un episodio che mi piace, si vede questa, appunto, questa formazione del trio, questa missione che dovranno comunque vada a compiere. Non ho parlato di Akurei troppo, appunto viene chiamato l'anziano, 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 si vede che comunque fa parte della stessa famiglia, cioè la stessa famiglia, della stessa etnia di Mu, però ovviamente lo vediamo usare il colpo di Cancer, anche con una costellazione del cancro diversa, il che ti fa capire che comunque vada, era, sarà, cioè comunque vada legato in qualche maniera alla costellazione del cancro. Quindi questa è soltanto l'informazione che ti danno adesso, che è anche interessante appunto per stimolare la curiosità del lettore o in questo caso dello spettatore. Sì, fanno una cosa carina perché mischiano caratteristiche di ariete e cancro. Tu hai un riparatore di armature, quindi ti aspetti un ariete, c'è anche quel baby Mu, perché quel bambino Atra è praticamente Mu sputato, però poi ti tira fuori un colpo del cancro. Questo è un mix simpatico, interessante. Interessante appunto proprio per evitare magari una certa ripetitività e anche appunto che abbiamo anche come collaboratrice una
un aspirante cavaliere, come dicevi te, poi scopre addirittura essere cavaliere d'argento. Forse perché poi quando si è messo con Iato dice: beh, se questo è bronzo, io almeno argento. Ma infatti l'anziano dice: lei non è cavaliere pur avendo capacità del livello di un cavaliere d'argento. Poi ta è cavaliere d'argento. Diciamo che si erano dimenticati di darlo il titolo. Vabbè. Diciamo che ancora non aveva fatto la graduation, ecco. Sì. Mancava soltanto la formalità. Però nonostante questo, è un episodio piaciuto e continuo con il trend dell'episodio precedente, quindi rimango a 7. Io prima Te? del voto, giusto due parole sull'aspetto tecnico Ah, giusto, sì. della puntata. Allora, dal punto di vista mi è piaciuto un po' tutto, perché le animazioni sono fluide, i colpi a colpo tra Yuzu, Ria, Yato e poi dopo anche Fedor sono animati bene, sono molto fluidi, quindi questo mi è piaciuto molto. E mi è piaciuto anche il modo in cui abbiano sfumato l'anima di Tenma. Ci hai fatto caso, quando sono insieme Tenma, Yato e Yuzuriya, Yato e Yuzu sono nitidi. Tenma è appena appena sfocato per far capire che è uno spirito. Non ha il proprio corpo. Esatto, sì. Mi è piaciuto molto anche il doppiaggio. Non è proprio corpo, però interagisce con i corpi, perché poi le regole della VR sono tutte particolari in Sensei. Mi è Anche lo piaciuto. stesso iato dovrebbe, cioè visto il colpo lanciato, il corpo dovrebbe essere qui, Sì, questa il stanza. colpo è rimasto a terra, però poi Sì. Willy è nitido. Mi è piaciuto anche il doppiaggio, tranne due cose. Il fatto che si ripetesse continuamente il paese dei morti, questa scelta del termine paese dei morti non mi suonava bene fondamentalmente. E poi la ripresa di Sulpice per Sulpice, con tra l'altro la traduzione Urlo strangolato, perché il colpo originale di Fedor era Strangle Shrill, ed effettivamente lo shrill, come sai, è un tipo di grido molto high pitched, molto. Sì, è tipo lo shriek. Esatto, però boh, non è che mi abbia suonato granché bene quell'urlo Sì, però è strangolato. bello che l'inglese ha molti più, nonostante abbia sentito una volta un doppiatore italiano dire che ci sono più sinonimi nella lingua italiana che quella No. inglese e mi si è preso un colpo, perché semplicemente basta che guardi il dizionario inglese, 5 milioni di termini, perché hanno rubato da tutto il mondo. Cioè loro hanno preso Esatto. da tutte le terminologie, però non è uno scream. Non è uno shout, non è uno shriek, proprio perché, come dici te, hanno delle terminologie che indicano appunto questa sorta di, non è uno strillo, non è un urlo, ma è quasi come qualcosa dilaniante, straziante. Sì, è una forma di strillo, ma nemmeno strillo, è proprio la traduzione esatta. Sì. E questo è qualcosa, il discorso dei termini che ne avevo parlato tempo fa, perché in quantitativo di aggettivi al momento l'inglese è insuperabile, a parte che è una quantità di neologismi che cresce di giorno in giorno. E quindi poi quando li devi tradurre devi molto spesso cercare di trovare o di perifrasare o di trovare qualcosa che ci si avvicina. Forse in questo caso sarebbe stato meglio lasciare l'originale, visto che è un corpo in inglese, non in giapponese. Anche perché poi mi fanno il doppiaggio italiano con criniera dell'unicorno per il colpo di Yato, però poi non è Yato dell'unicorno, ma è Yato di Unicorn. Quindi, oh, cioè, datevi una regolata, insomma, Almeno scegliete una per via e prendete la quello. traccia del doppiaggio che stiamo seguendo noi, poi Sì, sì, sì. non so le altre due, però già il fatto che l'abbiano concepita con questo misto lascia un pochettino interdetti. Comunque, al netto di tutto, è un episodio che mi è piaciuto, quindi do 7. Perfetto, almeno così hai una moda anche te. E detto questo, noi come Camera siamo già a 4 su 13, quindi praticamente abbiamo coperto un terzo dell'episodio. Che Della termina con, stagione. sì, della stagione, che termina con Minosse che è arrivata a Grande Tempio, quindi già si saprà che nel prossimo episodio ci troveremo già al Grande Tempio. Quindi dall'idea appunto di un qualcosa che va molto veloce, perché noi prima di arrivare allo scontro al Grande Tempio c'era da aspettare, qua invece già siamo praticamente con la minaccia che è arrivata sotto casa e i protagonisti che sono da tutt'altra parte, quindi interessante, vedremo come poi continueranno i nostri voti nelle prossime
puntate. Noi, come al solito, vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui. Come al solito, nei commenti, in maniera educata, esponete i vostri giudizi su questa puntata, cosa concordate o non concordate con quanto detto noi. L'importante è che sia in maniera educata. E noi ci rivediamo al prossimo episodio di Sensei for Dummies. Ciao. Ciao.